A secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor four, and the major lift. The baffled king composing. Ciao amici, sono io, il vostro Rock Wayne, e sono qui ancora una volta per farvi tanti tanti auguri di Buon Natale 2016. Auguro a tutti i miei iscritti un felice Natale 2016. E in particolar modo voglio fare tanti auguri al mio amico Tony Toys, i fratelli di Brandi, i mitici fratelli di Brandi, Aras Review, Cirius Café. Scusate amici miei se leggo, ma per me siete diventati così tanti che me li devo scrivere delle piccole note, che tra l'altro, parentesi, vi ringrazio tanto perché ho visto che i miei iscritti sono così aumentati, cioè che un piccolo youtuber come me sinceramente non si aspetterebbe mai di vedersi spuntare così tanti tanti iscritti, perché per me siete davvero in tanti, quindi sempre tra parentesi, aspettatevi al più presto un imminente contest. Quindi, chiusa la parentesi, quindi saluto, faccio in particolar modo tanti auguri di Buon Natale al mio amico Tony Toys, Liprandi, Arias Review, Cirius Café, Willow, Emiliano 74, un nuovo amico, spero che lui mi consideri anche così, un nuovo amico di YouTube. Un bravissimo recensore di Action Figure, veramente il suo canale mi piace tantissimo, veramente.
E quindi faccio auguri speciali Emiliano74, Tina e Pippo, altri nuovi amici che ho conosciuto di recente. Ragazzi, un bacione grosso grosso e buon Natale. Action Figure Web, Doc Nerd, i ragazzi di Doc Nerd, il grande Highly Detailed, spero di averlo pronunciato bene, Zach Overkill, che sinceramente io invidio questo YouTuber perché sinceramente ogni volta che si avvicina Halloween io mi trovo sempre in difficoltà perché non posseggo tante action figure dell'horror, non posseggo tanti mostri, fantasmi. Per lui invece lui recensisce solo questo genere di action figure e quindi io lo invidio perché per lui ogni giorno è Halloween. Io invece ogni volta mi trovo sempre spiazzato, non so come fare. E allora, poi faccio tanti auguri a Vito, a Camelot Fino, a sì, i ragazzi di Cose che voi umani, ragazzi, aspetto con ansia altri vostri nuovi video. Un mio iscritto, Claves Show, che anche lui fa dei piccoli video su YouTube, ciao tanto amico. Poi saluto, sì, il magico mondo di Mr. Zanzibar, se non sbaglio si chiama più o meno così il canale. E poi faccio tanti tanti auguri a una mia cara lontana amica che si chiama Erika. Ericuccia, ti faccio tanti tanti auguri anche a te di un felice e sereno Natale. E infine, per chiudere in bellezza questo mio Christmas Special 2016, voglio recensirvi questa stupenda action figure di Hercules, direttamente dal film animato Disney Hercules. Questa è l'action figure principale della serie di action figure che la Mattel ha prodotto nel 97, in occasione appunto dell'uscita del film animato Disney Hercules. E allora, non perdiamo altro tempo e vediamo più da vicino la sua confezione. Allora, come vedete, qui sopra, la confezione, appunto nella parte cartonata della confezione, vediamo appunto un'immagine disegnata appunto di Hercules che lotta contro il centauro, che devo dire questo centauro stile Disney mi piace davvero tanto. Qui sopra a sinistra leggiamo il logo appunto Disney Hercules. Più sopra leggiamo Hercules in versione francese, se non sbaglio. Più in basso vediamo appunto che c'è appunto questo blister e dentro il blister appunto possiamo ammirare questa stupenda, per me, action figure di Hercules in tutta la sua bellezza, con tutti i suoi accessori. Più in basso ancora possiamo leggere il titolo, il nome di questa action figure che da noi in italiano si chiama Hercules Spada Mortale. Più in basso leggiamo il logo Mattel. Sul retro della confezione possiamo osservare appunto scritte varie. Qui sempre il logo Disney Hercules. Più in basso c'è lo stesso disegno che c'è sul frontale della confezione. Qui a sinistra vediamo tre scatti, tre immagini del gimmick che può fare questa stupenda action figure. E più in basso ancora vediamo appunto tutta la checklist completa di questa serie prodotta dalla Mattel. Adesso vediamo più da vicino questa stupenda action figure di Hercules fuori dalla sua confezione. E allora, come vedete, qui da vicino, guardate com'è preciso lo sculpt del volto. È davvero qualcosa di straordinario, amici, veramente. Proprio questo è il viso dell'Hercules animato della Disney. Devo dire che lo sculpt del viso di questa action figure è qualcosa per me di particolare, perché è davvero, davvero preciso al disegno della Disney. È proprio Hercules questo, amici miei, stile Disney, incredibile. Fatto davvero bene, guardate il naso, il mento, gli occhi, i capelli come sono stati ben riprodotti. Veramente bellissimo.
Davvero, davvero, davvero ben realizzato. Guardate i capelli sul retro. Davvero stupendo. Vediamo che ha questa mantella, questo mantellino. Davvero molto elegante, di questo color blu. Un blu chiaro con questo, con questa, diciamo, con questi contorni dorati. Guardate come appunto sono ben realizzati. Questo mantello appunto è realizzato, come vedete, in stoffa. Sul retro c'è questo bottone che appunto è un gimmick dell'action figure che vedremo dopo. Allora, guardate appunto come è realizzato. Allora, è vestito con il suo classico abito che appunto si nota nel film animato Disney, in questa specie di armatura color senape, direi. Questo gonnellino realizzato in gomma non molto morbida, devo dire. Tutta l'action figure di Hercules è realizzata in plastica abbastanza dura. Guardiamo qua i dettagli, appunto qua c'è, guardate le braccia come sono state realizzate. Devo dire che è stato riportato fedelmente lo stile del design, di come appare disegnato Hercules appunto in quel mitico film animato della Disney. È stato riportato il design molto fedelmente, devo dire. Vedete questi braccioli. Vedete qui ha queste classiche, ha questi classici stivaletti greco-romano. Che al momento non mi viene il nome di questi particolari, non so, tipo sandali. Le uniche critiche che un po' si possono fare su questa stupenda action figure sono le articolazioni. Ce ne sono davvero poche e in alcuni casi, come in particolar modo l'articolazione che vedete appunto sul collo, è un po' brutta da vedere. Cosa che io qui accanto vi metto delle altre foto. Questa articolazione sul collo. Questa articolazione sul collo di questa principale action figure di Hercules presenta appunto questa articolazione qui sulla gola, che appunto serve a muovere la testa, a ruotare la testa. Questa articolazione è stata molto modificata nelle seguenti action figure di questa serie, che appunto presenta un'articolazione un po' più sopra, quasi appunto sulla nuca. E non proprio qui sulla gola come in questa principale. Purtroppo questa articolazione tende anche a far apparire il collo di questo bellissimo Hercules un po' troppo lungo. È vero, il disegno della Disney, di come ci viene appunto mostrato nel film Disney, Hercules in un certo senso ha il collo abbastanza lungo. Però qui in questa action figure, per via di questa articolazione, l'hanno riportato un tantino più lungo del solito, cosa che appunto è stato anche modificato nelle altre action figure che vennero realizzate di seguito. Però diciamo che questo è un difetto che si può e non si può notare. Diciamo che un po' la Mattel la possiamo anche perdonare, dai, perché non è volendo un difetto. Diciamo che tutti possono fare caso. E allora, passiamo appunto alle articolazioni che sono appunto rotazione della testa, rotazione qui delle braccia, punto di snodo sui gomiti. Nel punto di snodo del suo braccio destro, Hercules nel gomito ha un'articolazione un po' più lenta. Questo è stato fatto apposta, non è un difetto, ma è stato fatto proprio apposta per via del suo gimmick che tra poco vedrete. Ha un'articolazione sulla vita, però, che può andare soltanto in questo senso.
sempre compromessa dal gimmick di queste action figure. Nessuna articolazione sulle gambe, proprio alle gambe fisse. Le gambe non si muovono e come vedete non ha nessun punto di snodo neanche sulle ginocchia. Questa action figure di Hercules è accompagnata da alcuni accessori principali per il personaggio, oserei dire classici, appunto. È accompagnato il nostro Hercules da questa spada, realizzata in plastica semidura, tutta dorata, e da questo scudo che, come vedete, ritrae un viso, do dovrebbe ritrarre un viso di un leone. Come vedete, riporta lo stile dei disegni che vuol dare appunto il film animato Disney. Il gimmick di questa action figure di Hercules ha un gimmick a scatto. Allora, non dovete fare altro che girare il busto di Hercules verso questa parte e aspettare che sentite questo scatto. Appena sentite questo scatto, non dovete fare altro che, vedete qui, premere questo bottoncino sul retro del gonnellino di Hercules e potete vedere, ecco, questa azione a scatto. Come vedete, Hercules si gira di scatto e è come se desse col braccio un colpo di spada. Appunto, questo è facilitato da questa articolazione lenta. E questa, amici miei, era la mia recensione dedicata a questa stupenda action figure di Hercules stile Disney prodotta dalla Mattel. Che tra l'altro questa action figure è abbastanza grande per me perché ha un'altezza di circa 15 centimetri.